Gli imballaggi flessibili Goglio sono una soluzione innovativa nel mondo del packaging. Per valutarne i vantaggi e l'impatto, li abbiamo messi alla prova in un settore complesso, quello del food e della pizza. Diversi protagonisti raccontano la loro esperienza, la piacevole sorpresa di chi lo ha testato per la prima volta, l'entusiasmo di chi lo ha già scelto, l'esperienza di chi insegna ad usarlo nelle scuole di cucina, in Italia e all'estero, ed il successo delle aziende che con gli imballaggi flessibili hanno dato un valore aggiunto alla loro realtà e ai loro prodotti. Let's start! Gianni Di Lella, pluripremiato pizzaiolo emergente, scopre per la prima volta l'imballaggio flessibile Goglio. Io sono Gianni Di Lella, mi rappresento come non come uno chef, ma un pizzaiolo che ama fare il suo lavoro. Mio padre ha sempre sognato di avere un ristorante. Oggi sono soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto perché abbiamo avventori da tutta l'Emilia Romagna e quindi vuol dire che ho raggiunto l'obiettivo che mi ero prefissato, dare un prodotto eccellente a tutti i nostri clienti. Gianni! Dimmi pa! Andiamo a vedere cosa ci hanno mandato. Oh, i pack nuovi ci hanno mandato pa! Interessante! Olive, tonno, pomodoro, funghi, carciofi. Pomodoro è interessante così, pa! Sì, anche secondo me. Ah, pensavo fossero 2,5 kg, sono 5 kg! Tirami le scatole, ce ne stanno il doppio in magazzino dentro lo scaffale. Zitto che almeno andare a fare la spesa. Vabbè, guarda che pizza. Quando mi è arrivato questo pack flessibile, la prima cosa che ho fatto l'ho stoccato in magazzino. E la prima cosa che ho notato è quanto spazio mi ha fatto risparmiare. In questo momento ci sono 180 kg di pomodoro su un solo ripiano. L'equivalente in latte occuperebbe 2 ripiani interi. Lo spazio che mi occupa in cucina tutte le materie prime per me è importantissimo per lavorare. Guarda che differenza. 12 lattine, 12 sacchetti da 5 kg l'uno. Se le piego di 12 ne faccio una. Se dovessi vedere in prospettiva 50 pizzerie che usano questo tipo di prodotto, io mi vado a ritrovare che può passare anche un ape cara a caricare il pattume e può andarsene via invece che un camion. E quindi direi che i suoi vantaggi li ha e si vedono. Adesso andiamo a fare un test. Voglio vedere come conservi i prodotti. Si sono conservati benissimo e quindi per me il pack flessibile è promosso. Rosa Casulli, vincitrice del campionato mondiale della pizza 2008 e docente alla scuola italiana pizzaioli, insegna ad adottare l'imballaggio flessibile come nuova buona abitudine. Mi chiamo Rosa Casulli, faccio la pizzaiola. Nel 2008 ho vinto il campionato mondiale della pizza. Sono insegnante della scuola italiana pizzaioli, responsabile della regione Puglia. Penso che questi pack flessibili diano una grande agevolazione, soprattutto ai nostri allievi, in quanto presentano tantissimi punti a favore. Hanno un ridotto volume di stoccaggio. È facile aprirli. Una volta aperta la confezione è possibile riporla in frigo in uno spazio piccolo. E sulla confezione c'è già l'etichetta, quindi non devo rietichettare il prodotto. E una volta finito il prodotto posso smaltirlo facilmente con un ridotto ingombro. Quindi tutti dovrebbero utilizzare prodotti in pack flessibile sia per comodità sia per le caratteristiche organolettiche che rimangono intatte del prodotto e sia per l'ambiente. L'imballaggio flessibile è diventato una garanzia non solo in Italia ma anche all'estero. Pizza Schule, la prima scuola per pizza in Germania, sceglie gli imballaggi flessibili per formare i giovani pizzaioli di domani. Sono stato personalmente da Goglio, cioè io ho visto un mondo che non mi sarei mai aspettato. Vedere la produzione delle buste, come vengono fatte, la precisione. Quando sono tornato in Germania abbiamo scelto di lavorare nel modo più semplice, nel modo più pratico, nel modo più veloce. È per questo che noi nei nostri corsi insegniamo e adoperiamo la busta. Le latte vengono conservate normalmente in un ambiente dove si può accumulare della polvere. Capita spesso durante il lavoro che deve essere abbastanza veloce, non viene ben pressata, viene buttata così nella spazzatura e corre il pericolo che si rompa il sacco della spazzatura. E questa cosa è un segno positivo per l'imballaggio flessibile, dove questo problema non c'è assolutamente. In Germania si spendono soldi anche per lo smaltimento, quindi uno compra la latta, vede il prezzo, ma nel prezzo devi anche calcolare lo smaltimento che non c'è nella busta, oppure è minimale. Di tutte, viel besser als di due.
le latte occupano molto più spazio e lo stoccaggio è più difficile. L'imballaggio flessibile occupa meno spazio ed è facile da usare. Non c'è pericolo di ferirsi, non serve una prescatole, ma basta semplicemente una forbice ed è fatta. È così. Anche in Cina l'imballaggio flessibile è protagonista nelle cucine di moltissime pizzerie. Yaci Liou, campione pluripremiato ai contest internazionali di pizza, ci racconta la sua esperienza. La mia idea di pizza è di sperimentare ed essere sempre innovativi. Mi piace provare nuovi ingredienti e materie prime nella realizzazione delle pizze. I vantaggi degli imballaggi flessibili di Goglio sono molti. È facile da maneggiare e ottimizza le operazioni in cucina. È sicuro e igienico. Infatti, rispetto alle latte e alle confezioni in vetro, non c'è rischio di lesioni e l'igiene in cucina è garantita. Ma soprattutto, l'imballaggio flessibile garantisce la qualità del prodotto e le sue proprietà organolettiche. Mutti, azienda leader nella produzione di prodotti per il mercato alimentare, utilizza con successo gli imballaggi flessibili. Ce lo racconta Francesco Godani, R&D Manager. Mutti è un'azienda che ha avuto l'innovazione come centro della propria storia. Cercavamo un partner leader nella produzione di questo tipo di imballaggio e Goglio in Italia rappresenta tutto questo per noi. Il pack flessibile ha dei vantaggi in termini di consumi energetici dal punto di vista produttivo, in termini di efficienza logistica, quindi nei trasporti, che gli imballaggi classici oggi non hanno. Consiglierei un pack flessibile ad altre aziende per poter aderire a questo circuito virtuoso di produttori che hanno il cliente al centro della propria proposta e la sostenibilità di pari passo. Agro Sevilla, società cooperativa di produttori di olive da tavola fra le più attive nel mondo per produzione ed esportazione, racconta come l'imballaggio flessibile abbia portato dei vantaggi e aperto nuove opportunità. Per noi era molto importante trovare un fornitore che ci garantisse la conoscenza sia della macchina che della busta. Conoscere Goglio è stato un gran successo perché concentrava in un unico interlocutore i due aspetti che avevamo bisogno di risolvere. L'adozione del sistema Goglio ci ha portato un vantaggio competitivo importante. Ci ha permesso di fidelizzare i nostri clienti di food service e ci ha aperto a nuove operazioni commerciali verso settori o clienti che non conoscevano ancora questo tipo di imballaggio. Dal punto di vista della sostenibilità, per un'azienda è molto importante adottare l'imballaggio flessibile. È un doppio vantaggio logistico, nella spedizione fino al cliente e nella gestione dello spreco da parte del cliente finale. Nei due casi, l'imballaggio flessibile è un vantaggio enorme. L'imballaggio flessibile è la garanzia di una perfetta conservazione dei prodotti, di una praticità e sicurezza nell'uso e di una riduzione di sprechi ed impatto ambientale. Il sistema Goglio diventa così la soluzione chiavi in mano per le aziende che hanno a cuore la tutela del consumatore e mirano al successo del loro futuro.